casa, io vivo in casa di mio cognato che mi ha ceduto la casa, lui è un signorino, come si dice, non è sposato e quindi è tornato a vivere con i suoi genitori e i miei suoceri e lui mi hanno messo a disposizione questa casa in maniera che potessi essere in una situazione confortevole, accudito benché a distanza e diciamo così, pienamente, in una situazione pienamente confortevole, ecco. Solo ma pienamente confortevole. Si trova bene? Sì, sì, direi che sono anche delle giornate molto belle. A livello quotidiano pratico, beh, sono solo, però sono coccolata, nel senso i miei parenti mi portano, mi fanno la spesa, mi portano a mangiare, mi portano i giornali, no, leggo, uso internet, telefono, come vede, quindi sono giornate abbastanza piene nonostante tutto. Da un punto di vista psicologico sto aspettando di, diciamo, di monitorare quello che succede. Ovviamente si fa una sorta di conto alla rovescia, i giorni passano, le notizie che arrivano dal campo sono buone e quindi la tensione si allenta, ecco, le preoccupazioni si allentano. Il giorno X è il 5 novembre, giusto? Il 4, sì, l'ultimo giorno è il 4. L'ultimo giorno è il 4. Il 4 sera cosa fa? Il 4 sera torno a casa e vabbè, vedrò la mia bambina più piccola, io ho due figli grandi e una bambina piccola, starò con mia moglie e cercheremo di riprendere una vita normale. Quello che veramente manca è proprio la possibilità di vedere